l'istituzione regionale è tenuta a valutare i documenti, in particolare se è stato approvato il piano di assetto naturalistico. Rilevo, continuo a dire, che il piano d'assetto non risolve da solo il problema e temo che alla fine, sulla spinta di un'onda emotiva e propagandistica, sia stato approvato senza nemmeno permettere ai consiglieri comunali di Roseto di avere la possibilità, dentro una commissione, di poter ascoltare i portatori di interesse e capire se quel piano superasse le criticità, le obiezioni che hanno poi portato all'esasperazione che si è tradotta nell'emendamento approvato nella seduta del Consiglio regionale durante il bilancio. In ogni caso, se non c'è stato questo momento di confronto, lo assicureremo in Consiglio regionale con la commissione competente, che avrà l'occasione di ascoltare tutte le parti in causa e capire se il piano di assetto finalmente può contribuire a sciogliere i nodi e a ricreare una condivisione sul tema della riserva, oppure se invece questa conflittualità è destinata a durare. Io spero che ci sia stata questa capacità.